Salve amici e benvenuti anche oggi per un nuovo video. Oggi esce Atomic Heart, un gioco molto atteso, molto chiacchierato, soprattutto perché prima della sua uscita era stato anche un po' accusato di essere un vaporware, ovvero che non ci fosse nulla dietro questo progetto. In realtà il gioco esiste e appunto è uscito oggi e lo potete giocare se volete anche gratuitamente, tra virgolette, incluso nel Game Pass, se siete abbonati a Game Pass PC o Xbox. E infatti io lo sto giocando proprio su Game Pass PC. In questo video io vi faccio vedere i primi 20 minuti, in realtà i primi 40 minuti però li ho editati un attimino per renderlo un attimo più veloce, il footage. Non ci sarà nessun commentario, ma fidatevi che secondo me è godibile. Molto godibile, anche senza nessuno che dice niente, insomma, semplicemente godendosi il gioco, quello che propone. Perché l'inizio di Atomic Heart, secondo me, è un inizio incredibile. Uno dei migliori inizi che io abbia mai visto in un videogioco. Infatti sono rimasto estremamente stupito, sia dalla qualità di quello che si vedeva, dal design della situazione in cui si inizia il gioco. Ovviamente non voglio dire troppo, se volete vedere quello che arriverà a breve, ma soprattutto la quantità di dettagli, soprattutto in questa prima parte del gioco, che è ovviamente molto scriptata. Poi il gioco effettivamente è un open world, anche se arriva a essere open world dopo un bel po' di ore. Questa parte è molto scriptata, è molto guidata, però ragazzi, lascia a bocca aperta, veramente una cura allucinante. Per quanto riguarda invece le opinioni sul gioco, le prime impressioni non saranno qui ovviamente, perché ho giocato solo oggi 3-4 ore, quindi non è il caso che io mi esponga particolarmente, però forse già domani sera può essere che abbia abbastanza ore per dire qualcosa, perché effettivamente sono uscite le recensioni e la media voto non è particolarmente alta, è intorno al 70-73. Mi sembra che sia 72 su Metacritic e 74 su OpenCritic. Quindi è stato comunque abbastanza criticato il gioco. Anche alcuni creator internazionali che io seguo e che stimo l'hanno letteralmente demolito alcuni, tipo SkillUp, ha detto che proprio non lo raccomanda. E io vi devo dire che comunque in queste 4 ore ho già nasato qualche problema, qualche problemuccio l'ho nasato. Però questo opening è incredibile, veramente allucinante. Quindi rimandando le mie primissime impressioni, penso a domani, quando spero di avere almeno una decina di ore sulle spalle, vi lascio a questi 20 minuti leggermente editati per far sì che non siano un po' troppo lunghi. E poi insomma ditemi cosa ne pensate. Ovviamente se qualcuno già ci sta giocando, vuole dire qualcosa, vuole scrivere qualcosa sotto nei commenti, non c'è problema, è graditissimo, io li leggerò. Però appunto vi ripeto, domani, spero domani darvi una prima impressione, perché comunque secondo me sarà un gioco abbastanza controverso. Mi sembra già di capire dalle prime ore che ci siano dei punti molto alti ma anche dei punti abbastanza bassi, ecco. Alla Cyberpunk! Non lo so, vedremo, vedremo. Ne parleremo prossimamente. Comunque, per adesso godetevi questo intro che è veramente allucinante, incredibile, mi è piaciuto tantissimo. Ci becchiamo prossimamente e buon proseguimento. Ciao ciao! Per lavorare qui bisogna essere dotati di una mente estremamente brillante e diligente. Ti andrebbe una bibita gassata, compagno? Sì, certo. C'è un robot bloccato su un albero. Mi fa svellicare. Lavorano ancora sui sistemi di navigazione dei robot? Sì, ho notato. Ti è stato ordinato di recarti in laboratorio, compagno maggiore. C'è una turbine per te nell'area di sollevamento. Gli ordini sono chiari? Chiarissimi, lasciami in pace. Mi fa piacere sapere che non hai domande, per una volta. Sembra quasi mia suocera. Altro così fidata.
attività dell'ufficio informazioni sovietiche. Mancano pochi giorni all'entrata in funzione del nuovo collettivo. Da non credere. Non pensavo ce l'avrebbe fatta. Buongiorno, compagno. No, grazie, sto solo dando un'occhiata. Così come siamo. Fate un bel sorriso. Preparatevi per la foto di gruppo, compagni. Avanti, ragazzi, non fate i timidi. C'è spazio. Possiamo includere anche l'atomo nella foto? E anche la statua, mi raccomando. Dovrebbe entrare tutto quello che c'è fin lì. Verrà bene. Ho un'idea. Io sono una signora del futuro e voi i miei soldati. Signora? Sì, così. Fate un bel sorriso. Facciamone un'altra. Qualche idea? Sì. Tu e Anatoly, mettetevi in posa come l'operaio e la colpoziale. E tu farò il cosmonauta, quindi fermi. È bello. Fate un bel sorriso. Posso muovermi ora? Grazie. Dai, vediamo com'è venuta. Forza, forza. Facci vedere la fotografia. Mi sa che ho chiuso gli occhi. Vediamo. Sì, ho chiuso gli occhi. Dovevi per forza fare quella cosa. Facciamone un altro. Pronto, c'è Al? Facolizzato di cognome. No, qui siamo tutti astemi. Ah, allora... è per caso casa Aragosta? No, qui è casa Gambero, ha preso un granchio. Ah, che cavolo! Ti prego di smetterla con gli scherzi telefonici, compagno maggiore. Si potrà realizzare una cagnetta robot? Come una vera, solo che non c'è bisogno di portarla dal veterinario e un'orecchia. Sai che è proprio una bella idea. Già. Inizierà tra 10 minuti. Vicino al memoriale della peste bruna per un tour. Scoprite la storia della struttura 3826. Ascoltate le sue grandi scoperte e rendete omaggio a tutte le vittime della guerra. Sembrano tutti felici e contenti qui. Come in Cina. Tu ci sei stato in Cina, compagno maggiore? Sono stato ovunque. Cioè... ovunque, tranne in Cina, in verità. La struttura 3826 non è poi così lontana dai nostri alleati cinesi. Apprezzo il loro spirito e... ho sentito che è un bel posto lì. In effetti lo è. Rallenta, ragazzo, rallenta. Dobbiamo discuterne. All'epoca ero un medico sul campo. Se ce l'ho offezzato. Ciao, amici miei. La struttura sta rendendo. Vi ho salvato dai proiettili, ma non dalla piaga del fascismo. Tu credi negli alieni? Se avessi un rublo per ogni volta che mi hanno fatto questa domanda, sarei un capitalista. Ma spero che molto presto voleremo verso le stelle e diventeremo noi alieni per altre razze.
Ah, non l'avevo mai vista da questa prospettiva. Grazie. No, grazie, sono a posto così. Maggiore Nicef a rapporto, su ordine del compagno Sechenov. Benvenuto, compagno maggiore. La giornata di oggi è un'occasione speciale, il compleanno del Collectif. Sì, va bene, tanti auguri, arriva al punto, ho parecchio da fare. Ma certo! Questo è il futuro dell'istruzione sovietica, un progetto personale del dottor Sechenov. La polieducazione. I tempi in cui i cittadini sovietici dovevano trascorrere anni di studio negli istituti scolastici sono finiti. Da questo momento in poi, basta iniettare un polimero neurale speciale codificato con l'istruzione desiderata, ad esempio una formazione universitaria di scienze naturali, e si diventerà immediatamente membri istruiti della società. Vuoi imparare il coreano? Ottenere un dottorato in fisica nucleare? Puoi imparare a suonare il pianoforte? Grazie al Collectif 2.0, ora è possibile! Sì, è storia vecchia. Salta i preliminari, robot! Scusami, certo! Il tuo caso particolare richiede sicuramente qualcosa di più efficace. Tuttavia, avrai comunque bisogno di un'iniezione iniziale di polimero neurale. Il compagno Sechenov ti sta aspettando, agente P3. Mi avevano detto del tuo imminente arrivo. Ecco, prendi questa capsula. Direttore generale della struttura 3826 sta per iniziare. Salve, compagno. Sono Dimitri Sechenov. Mi trovate nella struttura 3826. Benvenuti nel vostro futuro. Oggi siamo alle porte dell'evento più straordinario nella storia dell'umanità. Oggi siamo ad un passo da un incredibile momento evolutivo che cambierà radicalmente la percezione del mondo come tutti noi lo conosciamo. No, non sto esagerando. Notate come è cambiata la nostra amata Unione Sovietica negli ultimi decenni. Grazie alla mia invenzione dei polimeri neurali e al processo di adattamento... Va porta nell'ingresso di quel grande palazzo, compagno maggiore, ti stanno aspettando. ...una versione completa e globale della nuova rete Collectif 2.0. Una rete che unisca umani e robot. Saremo in grado di controllare le macchine con il solo pensiero e... potremo finalmente dimenticare fatiche e difficoltà del lavoro non qualificato. Sono felice di vedere che ti stai riposando, compagno maggiore. La macchina ti aspetta. Devi recarti nell'ufficio del dottor Sechenov per ottenere il codice di accesso. È stato lasciato a una delle sue guardie del corpo. Ja, natürlich. Adoro questo posto. Non importa quante volte ci venga, mi stupisce ogni volta. È così bello. L'ascensore è arrivato. Individuo in una mente potente, libera da qualsiasi limite. Grazie al connettore neurale pensiero, controllerete i robot con la mente. Compagni, cittadini della potente Unione Sovietica. A proposito di stile, la scienza è potere, te lo dico io. Il capo trova sempre il modo di gestire gli ostacoli insormontabili. Non esistono ostacoli che la scienza non possa superare. A parte un guanto elettronico che non tace mai. Ecco il codice di attivazione del veicolo, compagno. Bene. Il veicolo attende di sotto. Sbrigati, non hai molto tempo.
Possiamo usare lo stesso ascensore dell'andata. Grazie, Einstein. Senza di te sarei perduto. Americano esprime preoccupazione crescente per l'aumento vertiginoso della disoccupazione in seguito alle consegne di lavoratori robotici da lunedì. Abbiamo moltissimi dispositivi pensiero a disposizione. Nessuno rimarrà senza, ha rassicurato il deputato popolare Shalchinov in risposta al timore diffuso nella città di Oziorsk. Mettiamo un po' di musica. Così va meglio. Vedo che hai finalmente iniziato il tuo incarico e non è passata neanche un'ora. Sehr gut. Jawohl, mein Führer. Che cosa hai detto? Ho detto che il segnale fa le bizze, ma grazie comunque a Stockhausen. Il dottor Sechenov mi ha già ragguagliato. Non credi che sia stato un po' troppo? No. Per qualche motivo la tua risposta non mi ha sorpreso. Non nutro alcun rispetto per i leccapiedi. Perché? C'è qualcuno per cui nutri rispetto? Sì che c'è, ma il rispetto si guadagna. Rispetto il dottor Sechenov perché mi ha salvato la vita sul tavolo operatorio. Tutti gli altri devono guadagnarselo. Comunque, perché diavolo stiamo guidando un catorcio legato a un maledetto robot? Cos'è, i jet erano forse tutti occupati? Viaggiare in una turbine è una tradizione. Per ricordare quando la struttura 3826 era nuova e usavamo questi veicoli per raggiungere il primo complesso scientifico. Mi sembra giusto. Ma perché è tradizione spostarle tramite i bombi? E perché si chiamano bombi se sembrano piuttosto dei maiali volanti? Maiali volanti? Hai mai visto dei maiali volanti prima di? E invece mucche volanti? Sì, sulla Condor. Una volta un genio come te si dimenticò di mettere una recinzione, ma quelle mucche hanno volato in una sola direzione, verso il basso. Un consiglio, compagno maggiore. Tu concentrati sulla missione e io mi occuperò di pensare per entrambi. Chiudi quella fogna, Guanto. Sto cercando di ascoltare. Ascoltare cosa? C'è qualcosa qui che non hai ancora visto? Non sono mai stato qui prima. Taci. Che cosa? E come mai? Non lo so, maledizione, non mi assillare! Ti faccio le mie scuse. Questa è l'audioguida della struttura 3826. Presto arriveremo a destinazione. Orario di arrivo previsto 11:47. Temperatura esterna più 26 gradi. C'è una brezza leggera. È ora possibile osservare il ponte Soyuz Granit che attraversa il lago Lazur e due dei siti di prova di alto profilo della struttura, il VDNH e il Sakhalin. Sono collegati da un binario a levitazione magnetica, o MagNev, una tecnologia sperimentata dal reparto di progettazione Ceromei e progetto personale del dottor Lebediansky. È ora possibile osservare le operazioni di un impianto automatizzato che assembla robot e distribuisce parti di macchine necessarie ai vari complessi della struttura. Un impianto come questo, controllato a distanza da un nodo del Collective 1.0, è in grado di gestire ed evadere autonomamente fino a 100 ordini all'ora.
Al di sotto si trova il centro computazionale del dottor Sechenov, la principale unità di elaborazione radio e nucleo di controllo di questo nodo di rete. Attualmente stiamo sorvolando le fattorie solari girasole, in grado di fornire elettricità all'intero VDNH, oltre che al parco dell'amicizia tra popoli, agli insediamenti vicini e alle linee ferroviarie Maglev. Le stazioni ferroviarie Maglev collegano tutte le parti della struttura 3826, consentendo al personale di spostarsi da un complesso all'altro con comodità e facilità. Sorvoliamo ora il maestoso monumento Chiamata della Madre Patria, eretto nel 1949 per celebrare la vittoria dell'Unione Sovietica nella Seconda Guerra Mondiale. Mentre adesso stiamo entrando nei terreni del complesso Babilov, il luogo in cui hanno messo radici numerosi miracoli agricoli della struttura 3826. State osservando il monumento sovietico della pace, progettato dagli scultori Elena Mokina e Alexander Kibalnikov ed eretto nel 1951 dalla rete neurale Collective 1.0 con l'aiuto di robot costruttori in maniera autonoma. Ciò lo rende di fatto il primo sforzo artistico di collaborazione tra uomo e macchina al mondo. La nostra breve visita guidata sta per terminare. La struttura 3826 è sempre pronta ad accogliere nuovi specialisti da ogni parte dell'Unione Sovietica. Siamo certi che sarete felici di vivere e lavorare in questo mondo di scoperte rivoluzionarie e splendide conquiste scientifiche per la gloria del Partito Comunista e del Popolo Sovietico. In serio? Attenzione! Cosa diavolo dovrei fare? Ma che? Non slacciate la città. Merda! Il veicolo non si sarà fermato con tutto. Avete raggiunto la vostra destinazione. Vi trovate in un laboratorio ottimo di istruzione. Dammi la mano, compagno maggiore. Ti accompagnerò al complesso Babilov. Cosa diavolo sta succedendo qui? Purtroppo non ho informazioni al riguardo. I robot hanno svolto le loro consuete operazioni, ma a un tratto sono diventati tutti ostili. Che cazzo combinate, luri di robot? Portate fuori i vostri culi metallici! Sono stati davvero scortesi! L'ascensore... Fanculo, bastardi! La nostra salita prosegue ancora una volta normalmente. Un robot drofa da traino sarà qui a breve per eseguire l'aggancio magnetico e portarci per via aerea a... Figlio di puttana, non di nuovo! Aiutami, compagno maggiore! Sto cadendo! Ma che cazzo!